Oh no, di nuovo! Vuoi fare un'altra partita, Eddie? No, basta. Di un po', come hai fatto ad imparare così in fretta? Per forza ho il mirino laser. Un mirino laser? Fammelo vedere subito. E così questo affarino riuscirebbe a farti fare centro ogni volta. Esatto, sì. Ma così non è leale, Groot. Non sapete l'ultima, stiamo partendo per la Cina. Per la Cina? Sì, Groot. Devi sapere che è stata scoperta un'antica cripta nella tomba del primo imperatore, che risale a più di 2000 anni fa. Wow! Fra poco verrà aperta e Futura mi ha chiesto un servizio speciale sull'argomento da portare con sé nel 30° secolo. Com'è che voi due vi fate sempre dei bei viaggetti? Semplice, perché noi non sbagliamo mai. L'atterraggio è previsto fra un'ora, Futura. Da che cosa vuoi cominciare una volta arrivata? Beh, andiamo subito al sepolcro del primo imperatore. E poi alla grande muraglia. Ci sono 7000 figure di pietra come queste, cioè un vero esercito poste a guardia della tomba e del tesoro del primo imperatore. All'interno del mausoleo è posta la statua di un ferocissimo drago allo scopo di scoraggiare eventuali intrusioni. Nell'iscrizione leggiamo: attenzione a colui che osa disturbare il mio sonno. Oh, guardate, eccola lì. La geppa del drago. È stupenda, Malefix andrà in brodo di giuggiole quando la vedrà. Su, andiamo. Ci nasconderemo fuori in mezzo ai ruderi nell'attesa di tornare alla fanta centrale. Si sta svegliando, miei cari, non ci resta che andarcene al più presto da qui. Chi ha osato turbare il mio sonno? Chi è quell'umano che ha osato sfidare la mia ira? Andate e vendicatemi, miei valorosi e invincibili guerrieri di pietra. La grande muraglia cinese venne costruita più di 2000 anni fa per proteggere il paese dalle invasioni del nord. La muraglia si estende per oltre 6000 chilometri. Ma che succede? Oh, presto, mettetevi tutti al riparo! Oh no! Guardate, è diventata di pietra! Sicuramente, questa è la maledizione del drago addormentato. Hai ragione, se vogliamo aiutarla dobbiamo andare nella cripta del drago. Guarda, qualcuno ha rubato la gemma. Ma chi? Soltanto un fantasma può aver oltrepassato quella porta. A questo punto credo sia il caso di chiamare gli acchiappafantasmi. Cosa? Un drago che pietrifica le persone? Arriviamo lì il più presto possibile. Il dovere ci chiama, ragazzi, indossiamo le uniformi. Andiamo a Chiappa Fantasmi! Go Ghostbusters! Let's go! Let's go!
Forza, Fantabuggy, questa volta partiamo per la Cina. Tutto è cominciato quando hanno rubato la gemma del drago. Esatto. E poi i soldati di pietra hanno cominciato a scorazzare per la muraglia pietrificando la gente. Credo che sia meglio fare un sopralluogo alla grande muraglia con l'ectoscopio. Così capiremo se c'è davvero lo zampino di qualche fantasma. Curioso, molto che curioso. Che cosa, Jack? Sta ricevendo degli impulsi molto forti. Oh oh, ed ecco il perché. Sta andando dritto verso Jessica e Futura. Oh, state attenti! Scansatevi! Jack! Eddie! Oh, Jack! Mio Dio! Per salvare noi sei finito tu in una corazza di pietra! Oh, Jessica! Dobbiamo assolutamente fare qualche cosa! Aspetta! Io un'idea ce l'ho! E quale? Ma il drago! Se stringessimo un patto con lui, annullerebbe l'incantesimo! Certo! Vale la pena di tentare, anche se in questo modo ci tocca svegliarlo. Guardate, ragazzi, eccolo qui, che dorme come un sasso. Beh, ma come si fa a svegliare un drago? Tu lo sai per caso? Con dolcezza, credo, con molta dolcezza. Mi scusi tanto se la disturbo. Mi scusi, grande drago, ma ecco, noi... Sì, insomma... Crede, noi vorremmo parlare con lei. Signor drago? Ha proprio il sonno duro. Un momento, ci penso io. Ecco qua. Drunt, che fai? Drunt, non dobbiamo farlo arrabbiare. Oh, mi scusi tanto, drago. Chi osa turbare il mio sonno? Siamo desolate di averla svegliata, signor drago, ma abbiamo assolutamente bisogno di parlarne. A proposito del furto della sua gemma. La mia gemma? Che cosa sapete voi della mia gemma? Solo che qualcuno gliel'ha rubata e che lei ora trasforma la gente ma in pietra. Ma in questo modo lei punisce degli innocenti. Non esistono esseri innocenti. Tutti gli uomini sono colpevoli. Questo non è affatto vero. Silenzio! Io sono il grande drago, non una lucertola qualunque con cui si può urlare. Datemi una sola buona ragione per la quale non dovrei pietrificarvi qui e subito. Beh, perché noi non le abbiamo fatto alcun male. E anche perché lei vuole riavere la sua gemma. Voi potete farmela riavere? Sì, se lei scioglie dall'incantesimo chi è stato pietrificato. Quindi per ricevere il vostro aiuto dovrei prima aiutare voi. Sì, proprio così. E se è una trappola? Cosa ha detto? Beh, ha detto che deve fidarsi di noi. Pensa di farlo. Forse. Ma prima di tutto voi dovete dimostrarvi degni della mia fiducia. Dovrete superare 3 prove. Una di forza, una di coraggio e una di abilità. Se riuscirete libererò i vostri amici, ma se fallite... Se falliamo verremo trasformati in pietra anche noi, giusto? Giusto. Beh, certo, certo. Libererò gli umani dal mio incantesimo se voi batterete il mio guerriero nelle 3 prove. Nella prima dovrete dare una dimostrazione di forza. Quella la faccio io. Chi riuscirà a sollevare la colonna del tempio sarà il vincitore. Prima si cimenterà il mio guerriero. Mica male. Il mio guerriero ha vinto.
Ma così non è leale. Lei deve dare una possibilità anche a Grunt. Ma io non ho mai detto che sarei stato leale. Comunque, se lui pensa di poter fare meglio, che ci provi pure. Coraggio, Grunt. So che tu sei più forte di quel muso di pie. Oh, nessun problema. Bravo, tu ce l'hai fatta, Grunt, evviva! Siete stati fortunati e avete superato la prima prova, ma la seconda è molto più difficile. Il mio cavaliere salterà oltre quel precipizio. Se volete vincere, dovete fare altrettanto. Oh, mi dispiace, Jessica, ma vedi, io non sono mai montata a cavallo in vita mia. Ci vado io, so cavalcare piuttosto bene. Ma non ho mai cavalcato un cavallo di pietra prima d'ora. Ma proviamo. L'abisso è molto profondo, non devi sbagliare. Non lo dire, non voglio che il mio cavallo si innervosisca. Buono, bello. Sta buono. Vado e torno. In bocca al lupo, Jessica. Sta per cadere giù. Devo andare ad aiutarlo. Forse sarebbe meglio saltare da laggiù. Oh no, guarda. Vuole saltare dove la voragine è ancora più larga. Attaccati a me. Tieniti forte. E ora vai, bello. Oh, sei stata fantastica, Jessica. Sei un vero schianto, sì. Ve la siete cavata bene finora, ma l'ultima prova dovrà dimostrare la vostra abilità. Hai una sola freccia a disposizione per colpire il bersaglio. Prima tirerai il mio guerriero. No, ma quel soldato sa usare molto bene la balestra. Io invece non ne avevo mai vista una prima d'ora. No, oh, se solo ci fosse un modo per rendere questa prova un po' più alla pari. Tieni la freccia laser. Cosa? La freccia laser? Oh no, non me la sento proprio di farlo, Grunt. Vorrebbe dire barare. Devi fare meglio di lui. Il che significa centropiede. Oh no, così siamo pari. Non sono riuscita a batterlo. Allora ci vuole lo spareggio. Devono tirare di nuovo. Io non do mai una seconda chance. Vuoi dire che lascerai i tuoi poveretti pietrificati per sempre? Non ho detto questo. Ma se hai detto... Ho detto soltanto che non avete un'altra chance. Non ho detto che avete perso. Qual era lo scopo di queste prove? Determinare il vincitore. Ah, no. Servivano a scoprire se potevo fidarmi di voi. Tu l'hai dimostrato quando hai aiutato il mio guerriero, mentre tu hai dato prova di grande lealtà rifiutando di usare la freccia laser. Ma come fa a sapere tutte queste cose? Io sono il grande drago, quindi so molte cose. Allora ridarà la libertà a Jack e a Eddie. Non solo, ma anche tutti gli altri. Bravo, draghetto. Potete raggiungere i vostri amici adesso. Jessica, stai attenta a quel cavaliere. State indietro. Ma dove finirà? Oh, Jack, meno male che stai bene. Bentornato, Eddie.
Non riesco a capire. Un attimo fa un cavaliere di pietra ci stava venendo addosso. Sì, ma quella è una storia vecchia. Ti racconterò tutto mentre andiamo dal grande drago. Abbiamo promesso di aiutarti. Non potrò mai più riposare finché non riavrò il mio smeraldo. Da dove bisogna cominciare a cercarlo? Non preoccuparti, vedrai che lo troveremo. Sì, ma da che parte cominciamo a cercarlo? Mi sta pizzicando il naso e tu sai che cosa vuol dire. Proviamo con l'ectoscopio. Buona idea! Ci sono stati dei fantasmi qui e in seguito se ne sono andati via. Stai comodo, torniamo subito da te. Io resto qui, ma voi sbrigatevi, ho bisogno di dormire. Erano secoli che non vivevo un'esperienza così movimentata. Il segnale sta diventando sempre più intenso. Guardate, l'ectoscopio ci sta portando verso le rovine di quell'antico palazzo laggiù. Un luogo ideale per dei fantasmi. Andiamo a vedere. Questo posto ha l'aria stregata. Meno male che è solo una statua. Shh. Mi sembra di sentire delle voci. Jessica, la cosa si fa molto pericolosa. È meglio che tu e Futura stiate qui. Certo, non sia mai che due fanciulle indifese corrano dei rischi. Ecco là la gemma. Come diavolo facciamo a portarla via da lì? Idea! Che ne dici di questa? Buona idea, Grung. Facci vedere un colpo da maestro. Quasi, quasi, dai! Presa! Ecco lì, vecchio mio. Oh, i fantasmi! Ehi, guarda, si è preso lo smeraldo. Ma adesso lo volerà. Vieni a prenderlo. Voi due andate da quella parte. Eddie, prendi! Grunt, lo smaterializzatore, presto! Ok, ci penso io, non preoccupatevi. Bel lavoro, Jessica. È quel che penso anch'io. Oh! È uno dei guerrieri di pietra. Non temere, Jack. È venuto solamente per la gemma del drago. La gemma? Ah, certo. Così ci risparmierà un altro viaggio. Grazie. Ci hai salvato la vita, Jessica. No, è stato un gioco da ragazzi. Infatti. Sono proprio contenta che voi ragazzi siate sempre con noi per proteggerci. Oh, sono felice che non abbiate invitato a casa nostra quel drago. Avrebbe mandato alle stelle la nostra assicurazione sugli incendi. Non sarebbe stato un problema, visto che ormai ci eravamo guadagnati la sua fiducia. Ma a volte non è così facile guadagnarsi la fiducia degli altri, non credi? Un modo infallibile c'è. È quello di essere gentili e leali e di dire sempre e comunque la verità. Siate sinceri e vedrete che tutti si fideranno di voi. E adesso vi saluto sperando di rivedervi presto e ve lo dico sinceramente.